ma anche quel modo di cantare strano mi piace, è un difetto che mi piace. Sembra, sì, in sì, effetti sì, sembra... Non è molto precisa quando canta dal vivo, questo è l'unico problema. È una cantante pop, una delle più interessanti di questo momento. Mi piace il mio look estivale. Fantastico, bellissimo. Facciamo bellissimo. Sognare. Sei veramente fantastico. Siamo nel South Pacific. Sinceramente, questi sono quasi pigiama. Vorrei avere il coraggio, ma ormai 48 years old. Cosa c'è scritto lì? Ci siamo? Cosa c'è scritto, lo sai? Io sono un figo. Really? Occhio coreano. Andiamo. Ok. La bella voce di Jess Glynn su Radio DJ, 37 minuti dopo le 11. Una voce meravigliosa che piace tantissimo anche al nostro prossimo ospite. Perché stai dicendo questo? Benvenuto. Ma perché? No, mi piace tanto, ma ho visto delle performance stupende, ho visto delle performance abbastanza debole. Sto parlando dal vivo. Certo. Ma lei stasera viene stasera. Sì. Ah, fantastico, fantastico. Allora vedremo. That's why l'abbiamo suonata. Ah sì? Sì, l'abbiamo messa per ricordare che stasera è presente. Esatto. Senti, a proposito di questa sera, amica, ho letto sulle schede, insomma, che oggi la puntata è dedicata alla musica italiana. Sì, ma una mezza puntata. Mezza puntata. Perché ci sono, adesso ci sono meno ragazzi, dunque noi dobbiamo fare le doppie. Certo. E allora facciamo la prima manche, che è totalmente italiana. Quanti sono? Sei ancora i concorrenti, no? Sì, esatto, ma loro cantano e suonano con una vera band, non ci sono delle base, e questo sarà molto importante. Okay. Perché tutto questo è in italiano. Perché tutti i band, i gruppi hanno sempre avuto questo vantaggio di espressione, perché ci sono musicisti sul palco, loro suonano, c'è una sorta riempie di più, no? Una dinamica totalmente differente. E noi siamo un po' limitati dalle basi sempre con gli altri ragazzi. Allora stasera sarà molto importante. Senti, che ne capisci tu di musica italiana? Allora, nel senso che, io che sono tipo stato di cultura educato, che sei fatto? Sono stato educato è stato un grandissimo privilegio, perché sono stato educato in De André, Tenco, da Morgan. Ah, beh, in questi ultimi anni hai fatto un corso di aggiornamento. Ma prima io conoscevo Mina. E io adoro Mina. È inevitabile quasi apprezzarla. Mina è fantastico. E anche Battiato, Franco Battiato, con cui ho fatto... Certo, una canzone. Ma Battiato, perché mio fratello era ossessionato da Battiato e io sono diventato anche... E come faceva tuo fratello ad essere ossessionato da un cantante italiano? Non lo so, lui ha solamente 24 anni, allora io ho 32. Ma lui è stranissimo. Tuo fratello? Sì, Battiato, una persona. Tutti e due. Tutti e due sono molto interessanti, molto strani, molto educati. Mio fratello è molto più intelligente di me. Ma come? Vedi, già questa espressione, mio fratello è molto più intelligente di me, trasmette intelligenza. Forza. Ma ti giuro, lui è... Cosa fa tuo fratello? Un architetto. A 24 anni? A 24 anni e sta già... È già laureato? Ma non solamente laureato. Perdona la domanda, stessa mamma, stesso papà? Sì, stessa mamma, stesso papà. Belli cristiani noi. Ci sono 5 ragazzi, ma mia madre voleva 9, 11. 5 fratelli? 5. E tua sorella sta a Parigi, mi ricordo. Ah no, mia sorella a New York, e dopo c'è un'altra che è a Londra. Sì. Dopo c'è io e dopo c'è la disegnatrice Zulaika di gioielli che ha fatto adesso, sta facendo gioielli per grandi designers, anche Christian. Quelli Butan. Che hai addosso sono suoi? O non sono gioielli? No, questi non sono gioielli. Sono delle collane un po' questi da figlio dei fiori. Sono dalla spiaggia a Rimini, diciamo così. Sembri un Hare Krishna quasi con quello. Sì. E il più piccolo è l'architetto. Il più piccolo è l'architetto. Che sta a Londra? Sì, che sta... Sì, lui è molto, molto... Tutti sono abbastanza... Noi siamo tutti artisti e mia madre è molto instabile per questo, perché il futuro di ogni di noi non è sicuro per me. Il vero artista di casa è tua madre, comunque. Sì, sì, artista anarchista. Anarchica. Lei è un po' Dario Foesco. Come si chiama, diciamo, la signora? Come si chiama il suo nome? Joni. Stai tranquilla e mica è già cioè, nel senso, problemi per il futuro non ne vedo, ecco, diciamo che ha già messo via abbastanza. Per dire. Ma lei è molto divertente, quello. Perché noi abbiamo iniziato insieme, sai, che io mi hanno io sono uscito da scuola molto presto.
quando avevo 9 anni. E lei mi guardava e mi diceva: ok, che facciamo con te? Tu sei cioè, un hai po'... smesso di andare a scuola? Mi hanno buttato fuori, sinceramente. È vero? Sì, io non potevo leggere o scrivere perché avevo per problemi la dislessia. Sì, per la dislessia. Ho letto una definizione tua l'altro giorno da qualche parte che mi ha fatto veramente molto ridere, che... come un pesce su un albero. Cos'è che hai detto di te? Ah sì, come pesci su alberi. Questo è un'associazione, ho fatto un messaggio per loro. Io dicevo sempre quando c'era, io ho fatto un test a 11 anni, mm-hmm, per fare vedere a tutti e anche per avere un po' più di aiuto con alla scuola. Ho fatto un test legalmente, mi hanno fatto fare un test con un psicologo. Uh-huh. E io, come si fa con i criminali? Sì, esatto. Allora ho fatto questo test, che è stato un test molto bello, perché dopo questo test hanno dimostrato che io ero veramente dislessico. Cioè, perché la dislessia fino a un po' di anni fa non era riconosciuta proprio, esatto, come una malattia. Allora mi hanno chiesto di fare questo, l'ho fatto e hanno detto: ok, tu sei adesso legalmente dislessico. Ok, ho detto ok, va bene. Io sono arrivato a scuola il giorno dopo e c'era questo ragazzo che mi prendeva in giro, perché io avevo un po' di aiuto, un po' di tempo in più, certo, per leggere certo, tutte le cose, tutto questo, esatto. Un insegnante di assistenza. Di sostegno. Esattamente. E lui mi prendeva in giro. Io ho detto: sai, io sono legalmente stupido. Tu no, tu sei stupido e basta. E invece, qual è la tua scusa? Sei un coglione illegale. Qual è la tua molto scusa? Molto bello, bravo. Senti, poi hai imparato a leggere, a scrivere, sì, la cosa in una superata maniera totalmente diversa. Tutto un sistema grafico con delle bolle, si chiama mind mapping. È un sistema... e anche con tanti computers. Ma adesso, attualmente, hai problemi, per esempio, quando si vedono, sai, il gobbo elettronico, a leggere le cose non hai problemi? No, cioè, ma se c'è una cosa che scorre, la devi leggere? Sì, quando sto leggendo non posso avere distrazioni. Io devo concentrarmi. Devi stare molto concentrato. Per questo, quando io dimentico le mie parole sul palco, è la fine. Sì, e io ho, per esempio, nascosti sul palco le mie parole, per esempio una nuova canzone. Ah, ok. Perché non adesso, Grace Kelly, per dire. No, cioè, ma non le hit te le ricordi. Ma anche alcuni hit che io ho rifiutato. Bene. Perché io sono un po' così, come tutti i cantanti, rifiutiamo, sì, sempre le cose che sono le più conosciute. Le ripudiate. Le ripudiamo. Noi diciamo, sì, ripudiate. Cioè, che non le vuoi più fare? Esattamente. Non le vuoi più performare dal vivo? Ah, okay. Sempre. Tipo, perché... dimmene una. Ma una che non ti piace più, eppure questa, Grace Kelly, no? Ah, no, Kick Ass non ti piace più. Ti ha stufato. No, non voglio farla. Senti, mettiamo la canzone che canterà questa sera Luca, non quella italiana, ma quella inglese, che dovrebbe essere Shawn Mendes. Di Shawn Mendes. Sì, io volevo fare questa canzone 4 settimane fa, mi hanno detto che non era conosciuto abbastanza, ma adesso grazie a voi, sì, abbastanza, e ai Radio di Italia, ma sinceramente grazie a voi. È straconosciuta. Sì, questo è un ragazzino canadese che ha soltanto 18 anni. Molto 17, bravo. 17, io penso. Sì, stessa forse... età che è Luca. Fantastico. Eccola qua, molto acustica. Questo è il pop di oggi. Stitches. Eccolo lì. In forma strepitosa. Fantastico. Io nella macchina ho fatto un raccolto delle grandi storie di news di questa mattina. Possiamo parlare di questo? Certo, sì, okay. sì, fantastico. Perché sono abbastanza divertente. L'attualità secondo me. L'attualità secondo il mio telefono. Guardato questo mi sono detto Ah, perché c'è quella funzione che ti dice le ultime notizie, sì. Esatto, c'è questa nuova applicazione su Apple.